Buon pomeriggio dalla redazione, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Rive che in primo piano vede quella che è la situazione legata alle carceri bresciane, in particolare l'annuncio arrivato dal tavolo interministeriale, in particolare dal Ministero delle Infrastrutture nel pomeriggio di ieri, ovvero una serie di finanziamenti per i lavori in diversi istituti penitenziari italiani, fra cui figura anche il carcere di Verziano, 38 i milioni messi sul piatto in attesa di quella che sarà ovviamente l'approvazione definitiva. Sta di fatto che per il momento le reazioni politiche da parte del centrodestra sono state di esultanza. 38 milioni per l'ampliamento del carcere bresciano di Verziano. Questo è quanto deciso e annunciato in queste ore dal Ministero delle Infrastrutture nel maxi piano di ristrutturazione degli istituti penitenziari italiani per un totale di 166 milioni di euro. L'annuncio è stato accolto con favore ed è stato immediatamente rilanciato dal centrodestra bresciano, in particolare da Fabio Rolfi e da Simona Bordonali, che hanno voluto ringraziare il ministro Salvini. La nostra città non può continuare a essere ultima in classifica in materia di edilizia penitenziaria, ha dichiarato quest'ultima. Ora è tempo che il comune intervenga per mettere le aree interessate a disposizione del demanio. E proprio sul ruolo della loggia punta anche il consigliere Fabio Rolfi. Si vada in consiglio comunale con una variante veloce per mettere a terra queste risorse, cominciando con il ragionare, dice, magari nell'ambito della commissione speciale per le aree dismesse che abbiamo proposto sul futuro utilizzo di Canton Mombello. Soddisfazione ha espresso anche Fratelli d'Italia attraverso la deputata bresciana Cristina Almici, che ha ringraziato il ministro Nordio e il sottosegretario Del Mastro. Abbiamo sentito il centrodestra cittadino, è andato a pungolare quella che è la loggia in merito ora al prossimo passo, quello dell'acquisizione delle aree per quanto riguarda appunto il nuovo carcere. È arrivata anche quella che è la replica, quindi una presa di posizione ma anche un commento in merito a quello che è il finanziamento annunciato dal Ministero, anche da parte del sindaco Laura Castelletti. Allora spostiamoci sul nostro quotidiano online, andiamo a leggerlo molto rapidamente insieme. Notizia pubblicata quotidiano online, vediamo se riusciamo a leggerla insieme. Eccola qua, in buona sostanza riassunto già nel titolo quello che è il nodo relativo alla vicenda più politica di questo fatto: le aree di Verziano già destinate al carcere, dice il sindaco di Brescia Laura Castelletti. Ovviamente c'è anche la felicità per questo finanziamento. Accogliamo con favore la notizia che sono in arrivo 38 milioni 800 mila euro per l'ampliamento del carcere di Verziano, resa nota dal segretario alla giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove, che auspichiamo verranno aggiunti ai 15 milioni che già da tempo sono stanziati per il progetto, coprendone di fatto l'intero fabbisogno. Siamo soddisfatti che questa annosa situazione si sia sbloccata, prosegue il sindaco, certi che questa dinamica abbia avuto un ruolo significativo anche la convocazione di tutte le istituzioni da parte del presidente della Corte d'Appello Claudio Castelli. Ne abbiamo parlato tanto nei giorni scorsi. Speriamo, aggiunto il sindaco, di poter vedere presto il progetto, anche per capire se l'ampliamento previsto consentirà la chiusura di Canton Mombello, struttura ormai obsoleta e inadeguata che non garantisce la dignità dei detenuti e di chi vi lavora. La nota completa, se volete, la trovate, come appunto detto e visto, sul nostro quotidiano online. Proseguiamo ora con il telegiornale, lo facciamo con la cronaca giudiziaria, perché nella giornata di ieri è arrivata la condanna per l'uomo accusato dell'omicidio di Via Creta, o omicidio di Brescia 2, così come lo si voglia chiamare, avvenuto lo scorso mese di marzo. È stato condannato a 13 anni e 4 mesi Mire Habil, il ragazzo somalo di 27 anni che era a processo per l'omicidio di Yassin Zabir. L'aggressione era avvenuta lo scorso 12 marzo in una zona disabitata di Via Creta a Brescia 2. La vittima, un marocchino di 25 anni, era stato ripetutamente colpito a bottigliate e a sassate. Dopo il ricovero d'urgenza si era spento il giorno successivo in ospedale. L'omicidio era avvenuto in una zona abbandonata, un parco che di notte si trasformava in un covo di spacciatori e rifugio per senza tetto. Proprio in questo contesto, forse per questioni legate proprio alla droga, era maturata la lite culminata con l'omicidio. Habil era stato fermato poche ore dopo e indossava ancora felpe e scarpe sporche del sangue della vittima. In un primo momento aveva provato a negare tutto, ma le prove a suo carico erano schiaccianti. Oggi la sentenza, riportata dall'agenzia ANSA, a 13 anni e 4 mesi. Il PM aveva chiesto di 18 anni e 8 mesi di reclusione.
Sul Garda ora, dove nella mattinata di ieri la Guardia Costiera ha recuperato fortunatamente incolume, sebbene infreddolito, un surfista che era rimasto alla deriva fra Sirmione e Manerba del Garda e ovviamente, come sempre, la Guardia Costiera, anche per atleti professionisti che si allenano, come in questo caso, dà degli utilissimi consigli. Sono fortunatamente bastati pochi minuti, circa una ventina, per ritrovare il velista 27enne che questa mattina è rimasto alla deriva nel lago di Garda. A lanciare l'allarme è stato il padre che si trovava in spiaggia a Manerba, vedendo che il figlio, uscito per un allenamento, non faceva ritorno. Immediato l'intervento della Guardia Costiera con il GCA 58 che ha iniziato a scandagliare lo specchio d'acqua fra Manerba e Sirmione. Dopo una ventina di minuti il giovane atleta è stato avvistato mentre era aggrappato alla propria tavola. Una volta imbarcato, la sala operativa ha avvisato telefonicamente il padre e quindi il giovane è stato riportato su un pontile di Manerba sano e salvo, sebbene infreddolito. Il pronto intervento ha evitato conseguenze ben peggiori. La Guardia Costiera Gardesana consiglia agli sportivi che prendono il largo in solitaria di portare con sé, quando possibile, uno smartphone per chiamare i soccorsi in caso di emergenza. Altro consiglio è quello di evitare di entrare in acqua quando, come in questo caso, vige un'allerta meteo. A oggi, dall'inizio del 2023, sono già 158 le attività di soccorso coordinate dai guardiacoste sul Benaco. Capitolo trasporti, in particolare linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo. Nelle scorse ore c'è stata una sorta di botta e risposta, in realtà indiretto, fra Legambiente e Ferrovie Nord. I primi dicevano in mattinata che la linea sarebbe stata riaperta, dove per il momento è bloccata a Marone, il prossimo mese di maggio, quindi una lunga, lunghissima attesa. Poi la replica è arrivata nel pomeriggio anche da FNM, però partiamo proprio dalla presa di posizione di Legambiente. Legambiente Basso Sebino torna per l'ennesima volta a denunciare la situazione al limite della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo, martoriata da parziali chiusure che inevitabilmente sono lunghi mesi di disagi per i viaggiatori. Ci è voluto oltre un anno per riaprire la tratta fra Breno e Cedegolo dopo l'alluvione del luglio 2022, lo scorso 6 agosto. A distanza di poche settimane, però, il tragico incidente costato la vita a un camionista a Marone il 21 settembre ha portato a una nuova chiusura fino a Pisogne. Da allora la linea viene gestita praticamente in due metà, collegate dagli autobus sostitutivi con tutti gli inevitabili disagi, con ritardi e coincidenze. A questo si aggiunge il problema che a nord dell'interruzione i treni presenti al momento dell'incidente erano pochi, in tutto 6, e secondo Legambiente 4 hanno la revisione in scadenza il prossimo dicembre. Peccato che questa possa essere eseguita soltanto a Iseo. Se non verrà quindi trovata una soluzione, dal mese prossimo questi convogli dovranno a loro volta essere sostituiti dagli autobus. Secondo i rumors aziendali, scrive Legambiente, la durata dei lavori di ricostruzione si prevede molto lunga. Maggio 2024 è la data che si ipotizza per il ripristino della linea, una vera doccia fredda per i pendolari. Dicevamo che poi una risposta da parte di Ferrovie Nord è arrivata, sebbene senza riferimenti a Legambiente, e viene rettificata quella che è questa data di riapertura ipotizzata dagli ambientalisti del Basso Sebino. Andiamo su elebrescia.tv, il nostro quotidiano online. Ecco qua il titolo: marzo e non maggio per il ripristino della linea a Marone, quindi qualche mese di anticipo. Sta di fatto che sarà una chiusura lunga e di sicuro non mancheranno i disagi come non stanno mancando ora per tutti i pendolari della valle. Infatti i lavori che si sono resi necessari sono importanti, un intervento di rinforzo, di consolidamento che prevede il posizionamento di alcuni contrafforti sul muro di pietra che è stato divelto dal TIR. Per realizzarlo servirà un particolare ponteggio aggrappato alla roccia e sospeso nel vuoto. Questo significa diversi mesi di lavoro. Considerata la complessità dell'opera dovuta alla morfologia della zona e le varie autorizzazioni necessarie, la ripresa del servizio ferroviario è prevista entro marzo 2024, hanno fatto sapere da Ferrovie Nord. Proseguiamo con il telegiornale, lo facciamo però rimanendo sul lago d'Iseo, perché a seguito di quelle che sono state le giornate di maltempo la scorsa settimana, come sempre capita, sono state davvero tantissime le tonnellate di legname e rifiuti che sono andate a finire nel bacino del Sebino, e ovviamente bisogna anche raccoglierli, quindi è stato fatto proprio in queste ore.
A causa del maltempo di questi ultimi giorni, migliaia di metri cubi di legname e rifiuti sono stati portati a valle dalla forza dell'acqua, andando a depositarsi nel lago di Iseo. I battelli spazzini si sono quindi messi subito al lavoro per ripulire le acque e recuperare il materiale flottante. Su tutta l'area dell'Alto Sebino sono impiegati 3 battelli spazzino e una decina di operai. In totale sono state stoccate 800 tonnellate di legname, 400 già recuperate e smaltite la settimana scorsa e altre 400 ammassate momentaneamente al cantiere di Pizzo. La previsione è quella di superare quota 1000 tonnellate di materiale al termine dei lavori che nel frattempo continuano. Tutte le nostre forze, ha spiegato Marco Terzi, amministratore unico di MPL, sono convogliate nell'Alto Lago per far fronte a questa emergenza. Inoltre l'autorità di bacino raccomanda una cauta navigazione perché su tutto il lago si trovano delle isole galleggianti, composte da legname e rifiuti, che saranno recuperate dai battelli nei prossimi giorni. Torniamo in città per parlare di una 3 giorni chiamata Cura e Cultura del Benessere. È un'iniziativa che prevede una serie di convegni sulla psico-oncologia, ovvero quella che è la presa in carico del paziente oncologico non solo dal punto di vista clinico ma anche dal punto di vista psicologico e non soltanto. Un'iniziativa realizzata in collaborazione con quelli che sono gli istituti ospedalieri bresciani del gruppo San Donato. Allora ascoltiamo quelle che sono le parole dell'amministratore delegato. Abbiamo partecipato volentieri all'organizzare questo convegno perché per noi si inserisce in un contesto già visto, già conosciuto. Questo convegno riprende il tema della psico-oncologia che per noi in senso allargato è un po' l'attenzione al malato oncologico, ma non solo, che va un po' oltre la cura. Quindi era ovviamente un piacere poter partecipare, poter dimostrare che da parte nostra c'è attenzione anche all'assistenza, ma anche all'aspetto psicologico, all'aspetto della cura. Ad esempio, recentemente abbiamo introdotto alcuni concetti di pet therapy, di colori, di materiali che danno una gioia sia al paziente che al parente, che cambia completamente la presenza presso di noi. Quindi si va oltre quello che è un aspetto esclusivamente clinico. Esatto, il concetto è questo. Soprattutto negli ultimi anni non basta curare, o meglio, è evidente che è fondamentale curare. Da noi le persone vengono per essere curate, però questo aspetto non è secondario, non è un accessorio, diventa parte integrante della presenza presso di noi, quindi ci crediamo parecchio. Il programma completo e tutte le interviste in versione integrale le trovate ovviamente sul nostro quotidiano online. Ora l'economia che intreccia l'ambiente in una notizia a cura dei colleghi dell'agenzia Italpress, e in particolare gli investimenti in green economy che negli ultimi 5 anni sono aumentati notevolmente. Alcuni interventi di questo tipo li abbiamo visti proprio anche sul nostro territorio e molto recentemente. Nel quinquennio 2018-2022 sono state oltre 500.000 le imprese che hanno effettuato eco-investimenti pari al 35% del totale, ovvero più di 1 su 3. È quanto emerge dalla 14ª edizione del rapporto Green Italy, realizzato dalla Fondazione Simbola e da Unioncamere, con la collaborazione del Centro Studi Italia Carne e con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Sotto il profilo dell'occupazione, alla fine dello scorso anno le figure professionali legate alla green economy rappresentavano il 13,9% degli occupati totali, 3.222.000 unità. Nel 2022 i contratti attivati di queste figure sono stati pari a quasi 2 milioni, il 35% di quelli totali previsti nell'anno, con un incremento di 215.000 unità rispetto alla precedente rilevazione. Tra le aree aziendali più interessate sul totale delle attivazioni troviamo quelle di progettazione e sviluppo, logistica e marketing e comunicazione. Guardando in maniera allargata alla richiesta di competenze e cultura green, nel 2022 questa conoscenza è stata ritenuta necessaria nell'81% dei casi per 4 milioni di contratti. A livello territoriale, il nord-ovest si conferma l'area con il maggior numero di attivazioni green programmate, segnando un più 13% rispetto all'anno precedente. Lo sport con la pallavolo in primo piano. Infatti nello scorso fine settimana l'Atlantide Pallavolo Brescia è riuscita finalmente a ritrovare i 3 punti, lo ha fatto in trasferta a Ravenna dopo un periodo in cui sì, i punti arrivavano ma al tiebreak, pensate, ben 15-7 in sole 3 partite. Invece Ravenna è finita con un netto 3-0 in favore dei Tucani. Allora ascoltiamo una carrellata di voci dei protagonisti. Molto importante e convincente su un campo difficile come quello di Ravenna, che si è dimostrata una squadra molto ostica, ma noi abbiamo fatto una partita importante di livello,
e siamo riusciti a conquistare 3 punti molto importanti per la classifica e per il nostro morale. Quindi siamo molto contenti, adesso torniamo a Brescia e ci mettiamo a lavorare per Siena e speriamo di vincere ancora. È stata una grande partita da parte di tutta la squadra, siamo molto contenti di questo risultato. E è finalmente arrivato un 3-0 dopo 3 lunghi tie break. E cosa possiamo dire? No, giusto, ho fatto una bella osservazione, basta, dei 15-7 in 3 partite erano tanti. Finalmente abbiamo giocato bene, ci siamo guadagnati questo 3-0. E niente, c'è poco da dire, una bella vittoria, abbiamo giocato bene contro una bella squadra in un palazzetto in cui non era neanche facile. È stata una bellissima partita, abbiamo sofferto un po' all'inizio, però comunque abbiamo fatto qualche errore in più con le invasioni, però comunque abbiamo fatto il nostro. E adesso testa la prossima e forza Tucani. Bella vittoria, abbiamo sfatato il mito che io e Candy non possiamo vincere al Palazzo André, siamo riusciti a vincere e niente. Beh, che dire, grande prestazione, siamo andati bene tutti, siamo riusciti a imporre insomma il nostro gioco, quindi alla grande, abbiamo pure sfatato la maledizione. Perfetto così, siamo contentissimi. Coach Alessandro Magro inevitabilmente soddisfatto della prestazione dei suoi dopo la sfida di domenica a Casale Monferrato contro Tortona, una vittoria schiacciante, arrivata 87-59, allora ascoltiamo le sue parole. Credo che sia stata data una risposta e un messaggio a noi stessi per il tipo di squadra che possiamo essere e vorremmo essere sempre. Abbiamo avuto applicazione difensiva, abbiamo avuto fisicità, ci siamo passati la palla in attacco. Sono oggettivamente molto, molto contento dalla partita che è venuta fuori. Abbiamo anche poi alla fine vinto con uno scarto importante che non è banale, non nello scarto. Sappiamo cosa è successo l'anno scorso, squadre che sono retrocesse per quoziente canestri, arrivo eventualmente a pari merito a questa vittoria, con questo scarto può avere un peso, bisogna rigiocare con Tortona in casa, quindi fare questa partita era importante per noi per capire chi vogliamo essere. Adesso dobbiamo semplicemente provare a continuare così, prendere energia e fiducia, non specchiarsi, sapere che queste vittorie vengono solo se ti sporchi le mani, se ti sbucci i gomiti e le ginocchia, però chiunque è sceso in campo stasera ha dato il suo contributo sia in attacco che in difesa, non posso che non essere contento per questa partita. Finisce qui questa edizione del telegiornale, ma tutte le notizie continuano ad aggiornarsi su livebrescia.tv, il nostro quotidiano online, sul quale se volete non trovate solo le ultime notizie, ma anche la diretta in streaming di Live in questa piccola finestra in basso a destra. Se invece le news le volete ricevere direttamente sul vostro telefono cellulare con una semplice notifica, non dovete far altro che iscrivervi ai nostri canali Telegram. Grazie per essere stati con noi anche quest'oggi, tornate poi stasera a partire dalle 19 per un nuovo appuntamento con l'informazione. A me non resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e a presto. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E Live Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.